Assolutamente, non si sa nulla di quello che hanno intenzione di fare. È uscito questo dossier, le cui misure erano, secondo noi, folli e che però in parte adesso sono state già ritrattate, e di quello che avverrà da qui a pochi giorni nessuno sa nulla, neanche all'interno delle aule parlamentari, e questo secondo noi è un'ennesima negazione del dialogo, è una volontà di chiudersi a riccio e di negare appunto il dibattito all'interno della società e all'interno del Parlamento. Io credo che neppure gli stessi deputati del PD sappiano in che dove andrà a parare Renzi. Siamo messi bene, sì. Propaganda, come sempre. Pubblicità al governo Renzi, non c'è niente di più sotto. È così purtroppo, perché noi abbiamo visto che tutte le mosse, dall'andare nelle scuole al mandare le lettere ai dirigenti scolastici, sono state tutte operazioni mediatiche del governo Renzi e chiaramente la sostanza poi alla fine è ben poca, finora è stata veramente poca. Infatti la buona scuola esiste già ed è quella di tutti i giorni nelle aule delle nostre scuole, quindi non c'è assolutamente bisogno di manovre, chissà quali riforme per migliorarla. Certo, magari va svecchiata la didattica, vanno fatti degli interventi per tutelare ad esempio i diritti dei lavoratori e quindi assumere appunto i precari, però chiaramente non va stralciato tutto quanto di buono c'è. Ogni ministro sembra avere sempre il desiderio di stravolgere tutto, non sapendo che stravolgendo tutto si fa più danno che bene alla scuola. Intanto sembra che questo posto, questa. Ovviamente la scuola stessa, nel senso che già nella legge di stabilità il miliardo che veniva reperito per la scuola veniva reperito da tagli alle supplenze, al personale ATA, e, insomma tagli al bilancio dell'istruzione. Quindi chiaramente non esce nessun miliardo dal cilindro, ma si tratta sempre di risorse che vengono tolte alla scuola da una parte e rimesse magari da un'altra. Quindi un ricatto anche in realtà, perché l'Europa ci dice di assumere, noi dobbiamo assumere questi 150.000 precari e quindi tagliamo risorse ad altri importanti fondi come ad esempio il FIS che consente il funzionamento delle scuole. Si tratta ovviamente anche in questo caso di una manovra per ottenere un risparmio sulla scuola e quindi finanziare le assunzioni, lo si fa con gli scatti stipendiali, in questo caso con un'operazione assolutamente illegittima perché la progressione di carriera è un diritto ed è materia appunto contrattuale che quantomeno andrebbe comunque trattata in sede di contrattazione, quindi con le parti sociali, e per cui chiaramente si legano gli scatti al merito e questo avverrà, quindi tutti i docenti che già sono sottopagati rispetto alla media europea avranno anche, non avranno più gli scatti stipendiali che sono in realtà l'attestazione della competenza che uno acquisisce comunque stando in classe diversi anni. Se vogliamo fare una indennità di merito facciamola pure per quei docenti che semmai sono più disponibili alle attività aggiuntive nella scuola o ad aggiornarsi, ma che sia un'indennità aggiuntiva rispetto a quella dello scatto di anzianità. Sì, ve la faccio. C'è la proposta del Movimento 5 Stelle, la porteremo al ministro Giarnini il 18 di questo mese e andremo lì con la nostra proposta che è stata costruita insieme ai docenti e chiederemo assolutamente che tutte le persone che sono in quest'aula oggi e che sono venuti da tutta Italia e che sono pluriabilitati, pluritestati, con anni di servizio alle spalle, vengano assunti, perché è un loro diritto.